Impariamo per interiormente, per vivere questo momento di grazia che il Signore ci dona. Ringraziamo innanzitutto il Signore per questo dono, per il dono della vita, per il dono della fede. Vogliamo pregare per le intenzioni del Papa, soprattutto per questa sua missione di pastore della Chiesa universale, per la sua salute fisica, e preghiamo anche per la pace nel mondo, la pace nelle famiglie, la pace nei nostri cuori. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti adoriamo, Santissimo Signore, Gesù Cristo, qui e in tutte le chiese del mondo. E ti benediciamo perché per mezzo della tua Santa Croce hai redento il mondo. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. In questo momento pregheremo con il Salmo numero 32. Beato l'uomo a cui è tolta la colpa e coperto il peccato. Beato l'uomo a cui Dio non imputa il delitto e nel cui spirito non è inganno. Tacevo e si logoravano le mie ossa, mentre ruggivo tutto il giorno. Giorno e notte pesava su di me la tua mano, come nell'arsura estiva inarriviva il mio vigore. Ti ho fatto conoscere il mio peccato, non ho coperto la mia colpa. Ho detto, confesserò al Signore le mie iniquità, e tu hai tolto la mia colpa e il mio peccato. Per questo ti prega ogni fedele, nel tempo dell'angoscia, quando irromperanno grandi acque, non potranno raggiungerlo. Tu sei il mio rifugio, mi liberi dall'angoscia. Mi circondi di canti di liberazione. Ti istruirò e ti insegnerò la via da seguire. Con gli occhi su di te ti darò consiglio. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Questo salmo che abbiamo pregato, un salmo di
pentimento, dove l'autore, che è il re Davide, confessa liberamente il suo peccato. Conosciamo chi è Davide, quali peccati ha commesso. Davide si fida della misericordia di Dio e lui si sente beato perché Dio lo ha liberato dalla colpa dal peccato che ha commesso. Il re Davide dice: per questo ti prega ogni fedele nel tempo dell'angoscia. Ecco, il peccato tutti quanti abbiamo fatto esperienza del peccato. Sappiamo qual è la conseguenza del peccato. Il re Davide ha sperimentato l'angoscia, ha sperimentato la schiavitù, l'oppressione. E quindi prega il Signore, perché solo il Signore può liberarci da ogni angoscia, da ogni peccato che ci porta a vivere da schiavi. E oggi, Signore, vogliamo lasciarci guidare da te, vogliamo lasciarci istruire da te, così come il re Davide. Ti istruirò e ti insegnerò la via da seguire. Con gli occhi su di te ti darò consiglio. Ti preghiamo, Signore, che tu ci liberi, ci insegni la via da seguire. Ecco, l'atteggiamento di Dio nei nostri confronti non è di condanna. Quando noi cadiamo nel peccato, Dio viene e ci copre con la sua misericordia. Il re Davide ha l'umiltà di conoscere di aver sbagliato. Chiediamo al Signore questa grazia dell'umiltà, perché oggi tante persone, pur essendo cattolici, non si riconoscono peccatori. E noi siamo in questo cammino di conversione, che non siamo santi, ma abbiamo bisogno della grazia di Dio, abbiamo bisogno della sua misericordia. Ti ringraziamo, Signore Gesù, per tutte le volte che tu ci hai perdonato, per la tua misericordia, per il tuo perdono. Grazie Signore per il sacramento della confessione. Grazie per tutti i sacerdoti che abbiamo incontrato sul nostro cammino, perché sono degli strumenti dove attraverso la tua grazia vogliamo continuare a lodare il Signore con il seguente canto.
dopo aver invocato lo Spirito Santo con il canto, adesso ascolteremo la parola di Dio. Giovanni capitolo 6, 1 al 13. Gesù passò all'altra riva del mare di Galilea, cioè di Tiberiade, e lo seguiva una grande folla, perché vedeva i segni che compiva sugli infermi. Gesù salì sul monte e là si pose a sedere con i suoi discepoli. Era vicino la Pasqua, la festa dei giudei. Allora Gesù, alzati gli occhi, vide che una grande folla veniva da lui e disse a Filippo: «Dove potremmo comprare il pane perché costoro abbiano da mangiare?» Diceva così per metterlo alla prova. Egli infatti sapeva quello che stava per compiere. Gli rispose Filippo: 200 denari di pane non sono sufficienti neppure perché ognuno possa ricevere un pezzo». Gli disse allora uno dei suoi discepoli, Andrea, fratello di Simon Pietro: «C'è qui un ragazzo che ha 5 pani d'orzo e 2 pesci. Ma che cos'è questo per tanta gente?» Rispose Gesù: «Fateli sedere». C'era molta erba in quel luogo. Si misero dunque a sedere ed erano circa 5.000 uomini. Allora Gesù prese i pani e, dopo aver reso grazie, li diede a quelli che erano seduti, e lo stesso fece dei pesci, quanto ne volevano. E quando furono saziati, disse ai suoi discepoli: «Raccogliete i pezzi avanzati, perché nulla vada perduto». Li raccolsero e riempirono 12 canestri con i pezzi dei 5 pani d'orzo avanzati a coloro che avevano mangiato. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Abbiamo ascoltato questo bellissimo brano del Vangelo. «Da dove compreremo pane?» chiese Filippo a Gesù. «È un pane che, a differenza dell'altro, si mangia senza denaro e senza spesa». Così ci dice Isaia. Un pane che sazia. E fa vivere.
Gesù ci rivela da dove viene e qual è il pane che mantiene questa esistenza nuova. Questo pane è Gesù stesso. Gesù che si dona, Gesù come il Figlio di Dio, si dona a noi, che siamo i suoi fratelli. E questo pane che Gesù ci offre, ci mette in comunione con il Padre. Il pane prefigura il corpo di Gesù dato per noi, il giovedì santo. Questo pane che è l'Eucaristia sazia la nostra fame. Se noi crediamo in Gesù, accogliamo questo pane, mangiamo di questo pane. Chi non accoglie Gesù come il Figlio di Dio, non mangia di questo pane. Quindi l'Eucaristia è un grande dono che Gesù ci ha fatto. Tu ci credi veramente la presenza di Gesù nell'Eucaristia? Ci crediamo veramente? La domanda di Gesù a Filippo. Quando Filippo dice da dove viene questo pane, questa domanda serve ad aprire la mente a questo grande mistero che Gesù compie ogni giorno per noi. Ma a volte è difficile comprendere questo mistero. Ringraziamo il Signore per questo dono dell'Eucaristia. Perché Gesù si è fatto dono, si è donato ad ognuno di noi. Gesù prende il pane, rende grazie e dona ai discepoli, saziando la loro fame. Noi come Chiesa, come cristiani, viviamo di questo pane che è l'Eucaristia, centro della nostra vita cristiana, centro della nostra fede. Senza l'Eucaristia non possiamo vivere. Per chi ci crede o per chi? Noi che crediamo, senza l'Eucaristia non possiamo vivere. Perché è il pane che ci dà la vita, che rafforza la nostra speranza, che
dove noi ci uniamo, diventiamo una cosa sola con Gesù e con il Padre. Amen. Dopo aver ascoltato questo brano del Vangelo, adesso presentiamo al Signore le nostre intenzioni. Signore Gesù, vogliamo pregarti, presentarti le intenzioni di Giovanna. Chiede preghiere per Ernesto, che è ricoverato in ospedale. Ti preghiamo per Antonella, chiede l'intercessione di Carlo Acutis per Ignazio, Stefano e Monica. Preghiamo per l'intenzione di Anna, chiede una preghiera per la sua famiglia, per il suo figlio che ha perso il lavoro, per una sua amica, per la sua guarigione fisica. Preghiamo per Gemma, chiede preghiere per la conversione dei cuori e la salute spirituale di suo marito e dei figli. Preghiamo per l'intenzione di Maria Cristina, preghiamo per Matteo, per la sua guarigione interiore, spirituale, perché il Signore possa liberarlo da tutti i vizi. Preghiamo per l'intenzione di Anna Luisa, per l'intenzione che porta nel suo cuore, e chiediamo l'intercessione della Beata Vergine Maria del Soccorso. Preghiamo, presentiamo al Signore le intenzioni di Antonio. Ecco, il Signore conosce cosa desidera il suo cuore. Preghiamo per l'intenzione di Mimma, per Marco,
preghiamo per l'intenzione di Santa. Per il figlio di sua cugina, per la sua salute fisica, preghiamo per l'intenzione di Concetta, per la sua amica Filomena, per la sua guarigione fisica, per una famiglia, per la pace di una famiglia. Preghiamo per l'intenzione di Gustavo, chiede preghiere per Gustavo, affinché possa riacquistare la fede. Preghiamo per l'intenzione di Evelyn, che vuole pregare per Chiara e Maria, per la loro famiglia, la sua salute e tutte le persone che stanno attraversando dei momenti difficili. Preghiamo per l'intenzione di Emilia, che prega per Alessandro, che compie 18 anni. Chiediamo al Signore tante benedizioni spirituali e materiali per Alessandro. Preghiamo per l'intenzione di Francesca. Chiede preghiere per tutti gli ammalati che si sono affidati alle sue preghiere. Per Giovanna, Marilena, Teresa, tutti coloro che hanno bisogno della guarigione, di una guarigione. Preghiamo per l'intenzione di Ivanna, per tutti i confessori della fede, vivi e defunti. Ecco, preghiamo per tutte le anime del purgatorio. Per l'intenzione di Maria, chiede l'intercessione di San Charbel, per la guarigione di Giuseppe, Gerarda, Mario, per tutte le intenzioni che porta nel suo cuore. Preghiamo, continuiamo a pregare per Agostino, per la sua salute. Preghiamo per l'intenzione di Grazia, per la guarigione di Gianluca, sofferente da tanti anni. Ecco, preghiamo per tutte le famiglie che veramente sono provate. Perché il Signore doni a ciascuno ciò che ognuno porta, ciò che ognuno desidera veramente nel suo cuore. Preghiamo per l'intenzione di Lina, chiede preghiere per la salute del corpo e dell'anima della sua famiglia. In particolare preghiamo per Vittorio, affetto da una malattia rara. E preghiamo per Emiliana, che chiede preghiere per Alessandra, che ha avuto un incidente d'auto. Ecco, affidiamo al Signore tutte queste intenzioni che abbiamo presentato. Siamo certi che il Signore esaudirà le nostre richieste.
Ecco, vogliamo ringraziare il Signore per questo momento che ci ha donato. L'adorazione eucaristica e la preghiera per eccellenza, dove anche noi troviamo tanta grazia, dove il Signore riversa tutte le sue grazie nella nostra vita, dove noi contempliamo la presenza reale di Gesù, come abbiamo ascoltato il Vangelo. Anima di Cristo, santificami. Corpo di Cristo, salvami. Sangue di Cristo, inebriami. Acqua del costato di Cristo, lavami. Passione di Cristo, confortami. O buon Gesù, esaudiscimi. Dentro le tue piaghe, nascondimi. Non permettere che io mi abbia a separare da te. Dal nemico maligno, difendimi. Nell'ora della mia morte, chiamami. Fa che io venga a te, perché con i tuoi santi ti lodi per tutti i secoli dei secoli. Amen. Adesso ci rivolgiamo a Gesù con la preghiera che Lui stesso ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Preghiamo. O Padre, che nel mistero pasquale del tuo Figlio unigenito hai portato a compimento l'opera della nostra redenzione, concedi a noi che nei segni sacramentali annunciamo con fede la sua morte e risurrezione, di sperimentare sempre più i benefici del tuo amore. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Amen. Bene, cari fratelli e sorelle, ringraziamo il Signore per questo momento che ci ha offerto.
Buon pomeriggio a tutti, il Signore ci benedica.